La Serie A non parte, il tecnico del Lecce Di Francesco rimanda il suo debutto nel massimo campionato. La prima da allenatore rinviata l'11 settembre prossimo al Via del Mare contro l'Udinese. Dispiaciuto per la decisione di non giocare, da calciatore aveva vissuto analoga situazione nel 96, ma contento perché può ancora lavorare per far migliorare tatticamente il suo Lecce. Vedo dei margini di miglioramento, ma non tanto a livello anche fisico, a livello di adattamento, che è stato secondo me la cosa più difficile in queste 2 settimane, proprio al terreno nostro di gioco che è il sintetico. Questa sosta, tra virgolette, ci può solo aiutare a migliorare determinati meccanismi che siano difensivi, offensivi, diciamo quello che si va a toccare un po' tutto. La squadra vista all'opera contro il Crotone ha deluso le attese. Il Lecce deve trovare in fretta intesa, velocità e qualità nelle giocate. Ad influire su una manovra intermittente anche l'assemblaggio di una squadra che presenta alcuni volti nuovi. Inoltre, la prestazione in Coppa Italia è stata condizionata dalle defezioni di Carrozzieri e Ferrario, che hanno costretto Di Francesco a stravolgere la squadra con l'impiego di calciatori fuori ruolo. Gli ultimi 35 minuti non c'era un giocatore che ha mai giocato nel suo ruolo durante il precampionato, cioè nel senso Tomolic non ha fatto il centrale, Giacomo Mazzi non ha fatto il centrale, Brivio non ha mai giocato a destra e il Mesbah, che era sempre in bilico, diciamo, per andare a destra e a sinistra, era stato sempre utilizzato un pochino più avanti. Di Francesco, di Zato, 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 di